noi proseguiamo andando a toccare l'ultima proposta cinematografica in uscita domani, giovedì 14 marzo. Tocchiamo come finale questo che possiamo definire assolutamente un vero e proprio horror. Rabbrividiamo. La storia di questo scrittore un pochino in panne che tenta di rimediare per scrivere il libro che gli faccia ottenere successo, costringe loro malgrado tutta la famiglia, moglie e due figli a seguirlo in una casa abbandonata, scoprendo che la casa è stata teatro di diversi efferati omicidi. Ovviamente all'inizio ci crede poco, ma la vista di alcuni filmini in formato veramente vintage in Super 8 lo convincono che davvero lì è stato il teatro di cose raccapriccianti che hanno riguardato la famiglia che ha abitato quel posto maledetto. E quando decide che effettivamente è ora di levare le tende, probabilmente, ahimè, è troppo tardi. Protagonista Ethan Hawke, il regista Scott Derrickson, che non è nuovo ad opere con l'horror di mezzo, anche se vogliamo dirlo, l'idea assolutamente non è affatto originale, ci ricorda, e Jack Nicholson mi perdonerà perché sto bestemmiando, ci ricorda Shining, quindi con le dovute situazioni, ma l'idea è proprio quella, cioè lo scrittore che porta la famiglia in un posto isolato per avere l'ispirazione per scrivere qualcosa. Ragazzi, inventatevi qualcosa di nuovo. Insomma, lo andiamo a vedere comunque, si chiama Sinister, il titolo è tutto un programma, è il nuovo film per non dormirci sulla notte. Ebbene sì.